Se esiste un colosso capace di reggere il confronto con l'impero animato di Walt Disney, quel gigante è lo studio Ghibli, o Ghibli a seconda di come intendete il termine. Due approcci al fantastico molto diversi, che forse è persino sbagliato paragonare, nonostante i confronti tra i due studi d'animazione siano sempre stati tanti. I film dei maestri Hayao Miyazaki e Isao Takahata hanno forgiato un immaginario poetico, pieno di personaggi e paesaggi memorabili. E lo hanno fatto attraverso film che hanno parlato a un pubblico di tutte le età, distruggendo quello stupido preconcetto che i film d'animazione siano dedicati solo ai bambini e non possono invece elevarsi a opere d'arte universali. Perle come Nausicaa della Valle del Vento, Il mio vicino Totoro e Porco Rosso hanno messo in scena una visione del mondo e una sensibilità orientale che, spesso, sono arrivate sugli schermi occidentali con molti anni di ritardo. Ed è qui che torniamo al legame tra Disney e Studio Ghibli, di cui vi stiamo per raccontare un inaspettato retroscena, ma facciamo chiarezza con un salto indietro. Nel 1996 la compagnia socia dello studio Ghibli, Tokuma Shoten, strinse una partnership con Walt Disney Studios. Così Buena Vista Pictures diventò l'unico distributore internazionale dei film d'animazione dello storico studio giapponese. Bene, nelle ultime ore sono emerse alcune dichiarazioni abbastanza clamorose su alcune modifiche applicate dalla Disney all'interno dei film dello studio Ghibli. La fonte è Steve Alpert, leader della divisione internazionale dello studio Ghibli, dal 1996 al 2011. Di fatto, una delle figure chiave per l'approdo dei film nipponici nel mercato occidentale. Alpert ha anticipato alcuni dettagli del suo libro in uscita a metà giugno, intitolato Sharing a House with Never Ending Men, 15 Years at Studio Ghibli. Tra le pagine del volume l'autore ripercorre la sua esperienza lavorativa, svelando che la politica del niente tagli, imposta da Miyazaki e soci per non apportare alcuna modifica ai loro film animati, non fu sempre rispettata. Anzi, i casi in cui il dipartimento distributivo Disney ha alterato i film dello studio Ghibli sono stati diversi. Il primo film distribuito dalla Miramax, sussidiaria della Disney, fu Principessa Mononoke, uscito nel 1997. Harvey Weinstein, allora capo della Miramax, insisteva per modificare Principessa Mononoke così da renderlo più adatto al mercato americano. Il produttore, infatti, voleva ridurre il minutaggio del film, facendolo passare da 135 a 90 minuti. Per fortuna Alpert, facendo bene il suo lavoro di mediatore, difese la volontà dello studio Ghibli e il film uscì in sala così come era stato concepito. Weinstein andò su tutte le furie e leggende metropolitane dicono che, dopo questa sua grave interferenza, il produttore di Miyazaki inviò al boss della Miramax una katana con su scritto, per l'appunto, niente tagli. Purtroppo però quel monito non fu rispettato a lungo. Nonostante fu realizzato nel 1989, Kiki, consegna a domicilio, arrivò sul mercato americano soltanto nel 1998. In merito a questo film, Alpert ha svelato che la versione in lingua inglese di Kiki, consegna a domicilio è stata modificata senza il permesso dello studio Ghibli. Kiki, consegna a domicilio, infatti ha visto l'aggiunta di musica, effetti sonori e dialoghi, infrangendo così il vincolo contrattuale con lo studio Ghibli, che aveva chiesto di non fare modifiche. Quando Alpert ha fatto notare la questione a un dirigente Disney, fu messo a tacere, perché il film doveva essere modificato per forza. Perché? Per commuovere ed emozionare anche gli uomini adulti. Modifiche nel doppiaggio furono effettuate anche per il primo film dello studio Ghibli, ovvero Nausicaa della Valle del Vento, sempre con l'obiettivo di renderlo più adatto e appetibile per il pubblico occidentale. Quando la notizia arrivò a Miyazaki e Takahata, i due ovviamente non la presero benissimo e nel 2005 decisero di interrompere la loro collaborazione con la Tokuma Shoten. Insomma, non proprio un comportamento virtuoso da parte della distribuzione di proprietà Disney. E voi? Conoscevate questi oscuri retroscena sul rapporto tra Studio Ghibli e Disney? E qual è il vostro film preferito dello studio animato giapponese? Fateci sapere la vostra nei commenti!